Benissimo, siamo pronti. Scusate Riccardo. Procediamo con l'appello. Allora. Vini. Presente. Ferrari. Agente Severi. Presente. Assente. Fiori. Davoli sì. eh, Pigoni sì. Caselli sì. Maioli sì. Bassallo sì. Scutatori, Sindaco Facciamo Maioli, Caselli e, e Rivi Maioli, Caselli sì. e Rivi, sì. e Rivi. Bene. Sono le ore 20 e, 20 e 44 Perfetto comunicazioni del sindaco, ne abbiamo due. La prima comunicazione la fa eh, e salutiamo Marcos che è venuto da, da Cala in bicicletta a trovarci, quindi la fa Ferrari perché per anni hanno lavorato assieme e quindi mi sembrava giusto che fosse lui a, a dargli il benvenuto a Castelnuovo Monti. Grazie. Io ricordo che la prima volta che sono andato a Cala la, la prima persona di Cala che ho conosciuto è stato Marcus e abbiamo cominciato subito a chiacchierare, a parlare di quello che era anche una storia difficile che ci univa. E, è molto bello pensare che stasera lo possiamo salutare qui tutti insieme nella sala del consiglio comunale all'indomani dell'aver completato il nostro percorso Di gemellaggio con la cittadina di Cala, lui certamente è stata una delle anime che ci ha consentito di andare avanti su questa strada del gemellaggio, e, ed è una persona che conosce bene anche il significato delle cose simboliche, no? Del potersi eh, eh, come dire, eh, immaginare un futuro a partire da cose molto concrete, no? come ad esempio venire in bicicletta da Cala qui a Castelnuovo. E credo che con questo gesto non dimostra solo di essere una persona molto sportiva, atletica, eh, che tiene insomma, alla sua salute, ma ci dimostra simbolicamente che Cala e Castelnuovo Monti sono molto vicine e che viaggiare fra Cala e Castelnuovo e viceversa è sempre un'esperienza straordinaria. Quindi ti diamo il benvenuto, ti abbiamo accolto in questi giorni, ti auguriamo anche un buon ritorno, ma so che insomma eh, ci rivedremo presto. Grazie. Grazie Marcos, anche da parte di tutto il Consiglio Comunale. Ci ha fatto piacere che in cin... quanti giorni hai impiegato arrivare a? 5 giorni e quindi è arrivato da cala a Castelnuovo Monte, facendo un giro anche al mare oggi per, per, per riposarsi. Quindi benvenuto e a presto. Grazie. La seconda... Buona cena. Buona cena. <ride> Ciao. 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 E quello che seguiva il, il centro di... Ah, ho dimenticato, adesso non segue più eh, il centro di documentazione della Turinza, ma è consigliere regionale della Turinza, quindi eh, adesso ha un ruolo diverso da quello che aveva quando ci siamo incontrati. Non so se l'avevi detto te, ma... E quindi... Prima gestiva tutto il centro di documentazione, adesso invece ha bene, la seconda comunicazione la fa l'assessore Borghi. Sì, allora volevamo informarvi che avrete avuto la notizia delle imminenti prossime elezioni il 25 di settembre, la data in cui è prevista la nostra fiera di San Michele. E dopo una serie di incontri fatti tra i responsabili dei vari settori tecnici, e la Giunta e la maggioranza hanno deciso che per quest'anno non sarà possibile fare la fiera del bestiame, cioè la fiera di San Michele, con grandi difficoltà, comunque la, la proporremo. E anche la fiera diciamo, legata alle macchine agricole sarà presente, ma non riusciremo a, ad organizzare quella del bestiame perché è un'attività che noi realizziamo internamente. È tutta un'organizzazione un fatta dall'ufficio dei lavori pubblici, dagli operai e che saranno impegnati anche nelle settimane precedenti a preparare i seggi, a preparare tutto quanto necessario per la le elezioni e quindi purtroppo malincuore abbiamo preso questa decisione. Quindi la fiera si fa, abbiamo deciso quest'anno che non l'avevamo fatta l'anno scorso la fiera del bestiame di farla, invece anche quest'anno e quindi l'assessore Valentina è già informato anche i, i commercianti e poi dopo i commercianti delle mucche, poi vediamo il prossimo anno perché purtroppo non riusciamo contestualmente a... A farlo perché comunque sia il problema di vigili che saranno impegnati anche loro i seggi che i cantonieri, quindi sarà problematico tenerla la fiera, però abbiamo deciso che non possiamo né spostarla né pensare a altre cose, quindi la fiera si fa, cercheremo tutte le soluzioni possibili. E sposteremo anche tre seggi, perché i seggi di via Dante verranno spostati alle nuove scuole dove rimarranno lì per sempre, perché non è che possiamo dopo riportarli di qua. Quindi anche lì dovremo cominciare a dare un'informazione precisa eh, de dello spostamento. In più anche l'ufficio elettorale de dell'Anagrafe verrà spostato all'Unione perché dove non ci venivano le mucche le persone che devono fare le schede elettorali o rifarle e quant'altro possono arrivare lì in macchina, fare tutto e tornare via. Per cui insomma è complicata ma. Eh... La volontà proprio era quella di non creare disagio per la giornata elettorale allo stesso tempo poter fare la fiera. Quindi spostiamo i seggi alle, alle, alle nuove scuole del PEP e, e, e portiamo l'ufficio elettorale all'Unione Montana per una settimana in modo che chi ha bisogno, chiederemo alla gente che ha bisogno, perché non è possibile accedere qua con tutti i banchi e diventerebbe un problema garantire lo svolgimento regolare. Per cui insomma devo dire che gli uffici sono attivati subito. Abbiamo preso questa decisione. Se ci sono domande. Se... Bene, procediamo. Col punto numero 2, mozione del gruppo consilare Movimento 5 Stelle, il blog dell'estelle.it su Costituzione Commissione Mista consiglieri maggioranze e minoranze e comitati per il monitoraggio dei lavori di messa in sicurezza della SS 63 Maioli. Sì, buonasera a tutti. Allora, vi riassumo un po' quella che era la nostra idea questa, di questa mozione, dove praticamente la nostra idea era quella di costituire una commissione mista tra consiglieri eh, di maggioranza, di minoranza e eh, eventualmente anche coinvolgere i vari gruppi eh, che hanno sempre seguito un po' le, le, i lavori. E le situazioni sempre un po' non belle della strada statale 63. E... La nostra idea era quella di creare un tavolo di lavoro, coinvolgere al limite anche i sindaci di tutti i comuni della montagna, perché comunque penso che la, la strada statale 63 sia importante per tutti i comuni della montagna, avere persone sempre informate di quello che succede sia per le. le, le... Le, la, le nuove e le vecchie strade che verranno fatte e che sono state comunque, eh, diciamo, eh, cambiate con le gallerie, sono state sostituite, diciamo così, come passaggio per un traffico molto importante sulla nostra strada. Eh, quello che è successo ultimamente l'ho trovato spesso e volentieri abbastanza triste, cioè non avere un'informazione un adeguata tra un comune e un ente che decide di chiudere un ponte o di chiudere una galleria per fare dei lavori lo vengono a scoprire o dai giornali o chissà perché da, da, da Facebook, non mi sembra una cosa normale. Quindi, il nostro intento era quello di fare un tavolo, eh, tenerci informati con quelli che sono eh, gli enti tipo ANAS che mh, ci potessero raccontare quelli che erano i loro progetti, quali erano i tempi, quali erano i modi per svolgere eh, i lavori che eventualmente venivano fatti. Inoltre credo che quando si chiude un tratto di strada come nelle nostre gallerie e si tornano a, a, non ad aprire, ma si tornano a riutilizzare a pieno ritmo le vecchie strade, prima di chiudere la galleria dovrei mettere in sicurezza le vecchie strade, perché quest questa volta mi pare che la vecchia strada che porta da, da, da Marola a Casina mi hanno detto che era disastrato. Io fortunatamente non l'ho fatta perché io non vado più, cioè giù da Reggio non ci vado più, però l'ho fatto per tanti anni. Era disastrato i tempi e mi hanno detto che da allora non è più stato fatto nulla: mancano dei guardrail, mancano delle segnaletiche, mancavano dei tratti con l'asfalto perché erano buche complete. E secondo me ad oggi non è normale gestire una, una, una chiusura di una strada in questo modo. Poi, però, parlando con il capigruppo ieri sera e con il sindaco oggi ho scoperto che questa cosa, diciamo che esiste già, questo tavolo. E quindi eh, adesso voglio che, chiedo a Enrico per favore di spiegare come funzionerà questo tavolo e poi trarremo le nostre conclusioni. Okay? Grazie. Ok, grazie a te. Sì, noi è, è un tavolo istituzionale dei sindaci, quindi sette sindaci, ma soprattutto quelli che gravitano sulla statale 63 dal Ventasso fino sono otto perché c'è anche c'è anche la vecchia Vezzano e poi c'era anche Pugionello per un tratto. Periodicamente ci trovavamo perché comunque avevamo aperto la questione con ANAS e con la provincia nel mio primo mandato e da lì era uscito un po' quell'accordo che avevamo fatto anche a Roma con la provincia che la, dove l'ANAS chiedeva di, eh, che se l'enti locali, la provincia tra virgolette, preparava il progetto, loro si impegnavano dopo a, farla, eh, a trovare le risorse per fare... Eh, i lavori, quindi eh, ci è voluto il tempo necessario, i progetti adesso ci sono, quindi sono pronti. <coughs> Adesso c'è bisogno di trovare i soldi, quindi questi tavoli si trovavano e poi abbiamo fatto un incontro l'anno scorso, credo di questo periodo, anche lì perché avevamo sollevato il problema eh, a che punto eravamo, poi l'avevamo fatto col ministro De Micheli in, eh, che allora era il ministro de, de, delle infrastrutture e quindi c'è un lavoro che sta andando avanti gesti, coordinato dalla provincia di Reggio Emilia, dal presidente dell'Unione Montana e dalla regione Emilia Romagna, la figura dell'assessore e, e l'ingegnere dell dell'ANAS che comunque veniva sempre chiamato e convocato proprio perché dovevamo seguire passo passo la situazione. Il problema era che quest'anno scadeva il piano triennale ANAS, perché prima non eravamo dentro il piano triennale, quindi la difficoltà era quella, perché ogni Regione decide per tre anni, manda l'ANAS quali sono per loro le priorità sul quale lavorare per i, prossimi, per i tre anni successivi. E quindi il problema era inserirlo lì. Allora, noi siamo riusciti... Con l'interlocuzione della Regione eh, a farlo inserire dentro alla programmazione triennale perché, in un primo tempo, sembrava che non fosse eh, riprogramma, che, non ven che non venisse fatta quella programmazione triennale, poi è stata fatta, quindi ha messo dentro la Via Emilia Bis che è da Rubiera va a Reggio Emilia e la Statale 63 il tratto che va dal Bocco fino a Vezzano, perché c'è poi la, la variante del Bocco, c'è una galleria. <coughs> in fondo quasi prima della bettola dove c'è quel muro che vi trovate di fronte verrà forata lì e eh, che arriva dentro la vigna che hanno rifatto e da lì verrà fatto un ponte che torna sulla statale quindi la, il completamento del tratto più disagiato comprende appunto eh, eh, i lavori in alveo e in più la galleria finale poi dopo viene fatta tutta la rettifica della pianetina di Vezzano quindi da, 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 dalla vecchia a Vezzano e poi dopo il resto c'era la variante di Puglianello però su quello non ci siamo neanche addentrati perché intanto era importante arrivare lì, perché se facciamo quella è già un buon risultato e, poi era, e quindi su quella roba lì adesso i progetti sono pronti, Avevamo, eh, abbiamo appunto questo, questo tavolo dei sindaci che sta lavorando in questo senso, volevamo in accordo con Borghi, che quando era presidente dell'Unione, che avremmo convocato entro luglio un tavolo di nuovo con i parlamentari e con i consiglieri regionali di tutte le forze politiche per dire allora il progetto c'è, proviamo a fare azione comune proprio perché arrivino queste risorse importanti che servono e poi dentro avevamo messo anche qualche opera. A monte di Castelnuovo Monti, quindi alcune curve, alcuni tratti verso il Ventasso perché anche quello, il comune del Ventasso, perché anche quello è un tratto. È chiaro che non si poteva fare delle grandi opere perché l'opera principale da fare, a mio avviso, l'ho sempre sostenuto, è da Castelnuovo Monti a Reggio, anche la famosa Reggio Mare. Io non l'ho mai, eh, non ho mai eh, caldeggiata perché intanto ci volevano. Progetto che c'era esistente, ci vogliono 450 milioni di euro e quindi io non, non lo vedo praticabile come obiettivo e se li spendono sono in parte. Eh, si fa prima fare questa variante, intanto poi un domani si vedrà, perché noi non abbiamo un, una linea commerciale o, o, o di pendolarismo eh, lavorativo e scolastico che va in Toscana, quando uno va in Toscana va al mare, si può mettere anche mezz'ora in più dal mio punto di vista, però insomma rispetto anche agli altri sindaci qualcuno eh, degli altri eh, caldeggiava, però abbiamo visto che è andata a finire in nulla perché la prevedevano dentro il PNRR, non so se lo porteranno a casa, ma parte da Carrara che è la famosa strada dei Marmi, arriverebbe sopra Fivizzano e poi viene fatta la galleria eh, all'altezza degli Schiocchi quindi su quella non, so, non ho notizie però noi vogliamo impegnarci sul tratto che va a Reggio Emilia perché tutti i pendolari che il mattino vanno a Reggio hanno bisogno di questo, perché insomma siamo a questo punto, non riusciamo a convocarla perché adesso è caduto il Governo quindi, però pensavamo, stavamo ragionando di provare a fare un'iniziativa anche con i candidati, se facciamo in tempo perché una campagna elettorale di un mese diventa complicata per provare a chiamarli su, dove anche lì li presentiamo il progetto e chiediamo a loro l'impegno, a quelli che saranno eletti, l'impegno a portare avanti questa, questa opera che per noi è, è di fondamentale importanza. Quindi, insomma, siamo a questo punto. Mi posso impegnare, quindi a creare un tavolo a Castelnuovo Monti che tratti degli argomenti che non dipendono solo da Castelnuovo Monti diventa difficile perché poi insomma eh, però tenere aggiornato il Consiglio Comunale di Castelnuovo Monti ogni volta che c'è un passo in avanti rispetto alla cosa, secondo me questo è un impegno che possiamo prendere e anche nelle riunioni dove si possano anche allargare. E gli inviti e invitare anche la, la minoranza e il Consiglio in, nel suo insieme insomma, perché a, tutto serve e soprattutto abbiamo bisogno di tutti perché, per arrivare al risultato finale che è quello di realizzare finalmente. Per quanto riguarda i tratti esterni non sono più dell'ANAS quello che dicevi te della riapertura, sono del Comune di Carpinetti quella strada lì e quindi l'aveva la in mano il Comune di Carpinetti da, da Mo e quindi come noi abbiamo Berzana che adesso grazie all'opera di, di, di Severi riusciremo a sfaltarla se va tutto bene i primi d'agosto però la manutenzione è tutta a carico nostro l'ANAS non ne fa, altrimenti forse ci fanno un pezzettino, è la stessa cosa riguarda Carpinetti, quindi c'è stato un problema che negli anni forse Carpinetti ha mai pensato perché è brutta da casa Giroldo venire verso qua da, da casa di Giroldo scendere dove è passato il Giro d'Italia, l'abbiamo sistemata però l'ANAS dice, aspetta il Comune, poi se il Comune adesso so che sta lavorando con l'ANAS per dire vabbè io da solo non la faccio, datemi una mano e forse le danno, però eh, non è automatico che se chiudi una galleria per un'emergenza come c'è stata, l'ANAS fa prima l'intervento di lì, anche perché quell'intervento lì è stato complicato, è costato 2 milioni, 2 milioni e mezzo, non c'erano i soldi di, pro, di emergenza, di pronto intervento, li hanno trovati dal bilancio, sono riusciti in tempo di record, in tre mesi l'hanno rifatta, che io non avevo dato per scontato quella cosa lì. quindi però la, la strada esterna non è a carico di ANAS ma è a carico del Comune di Carpinetti quindi dopo il Comune di Carpinetti so che sta lavorandoci perché diventa difficile anche per il Comune di Carpinetti fare... c'è soprattutto il ponte lì dalla strada che va su del seminario lì da Cabrioni che è stretto che va rifatto però l'ANAS ha sempre detto che non è in pericolo quindi lì non lo so cosa è successo dal punto di vista tecnico però insomma perché hanno fatto la deviazione dei camion si poteva andare solo in un senso con i camion e quindi insomma è un po' problematica sta roba, però bisognerebbe pensare perché Può succedere ancora, quindi se succede eh, non puoi consegnare una strada a quel livello lì eh, come, come è stata consegnata. Quindi insomma l'impegno c'è da parte mia a, a tenervi aggiornati e coinvolgere nel momento ci sono le, le necessità di, 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 di parlare di questa strada e di avere un supporto anche su questo. Se riusciamo facciamo l'iniziativa elettorale eh, con i candidati di tutti i partiti, chiameremo anche lì i consiglieri regionali perché sono ancora in carica perché avremo bisogno di una mano anche da parte loro. Quindi, quello che posso dire adesso è questo. No, io non sapevo che, che la strada fosse passata in mano al Comune di Carpinetti, però anche questo motivi in più perché credo che se, se Anna decide di chiudere la galleria e sa benissimo che poi il traffico passa sulle strade di un Comune dovrebbe dire al Comune guarda che noi abbiamo intenzione di fare questo, vedi di, non dico di farla nuova, però di, di correggere quelle che possono essere anche semplicemente delle buche, perché ho avuto un mio cliente che mi ha detto che... Eh, addirittura ha rotto la macchina in una buca, quindi evidentemente le buche erano importanti. Eh, niente, io vi chiedo però di, di, sì, di mantenere questo, questo impegno, eh, di farcelo sapere e di semmai anche di comunicarlo sui giornali perché io ho tanta gente che purtroppo tutti i giorni affronta questa strada e eh, spesso e volentieri si trova in difficoltà. Quindi io la mozione adesso eh, o vi chiedo una votazione eh, chiedendovi l'impegno. Oppure la devo ritirare. Ritirarla perché dopo magari gli altri comuni vedano la stessa cosa, dopo partano anche su... Do... Scusate ma c'è la tosse. Dopo secondo me per me se, se non hai problemi ritirarla è meglio perché approvarla io non mi sento ad approvarla perché sono su quel tavolo là, in qualche modo devo continuare un lavoro su quel tavolo, faccio fatica, prendo un impegno. Che poi non riesco a mantenere. Perché... Io lo ritiro, ma aspetto sempre vostre notizie, altrimenti tornerò a bussare alla porta. Sì, sì, okay. noi adesso vediamo se fare appunto questa iniziativa elettorale che ci può servire anche perché la provincia proietterà anche quello che i progetti fatti, a che punto sono, perché li ha pagati interamente la progettazione, progettazione, quindi anche lì l'ANAS non ha ne avuto nemmeno quell'onere lì perché li ha pagati provincia e regione, mm. e adesso bisogna che l'ANAS provi a trovare le risorse. Va bene, ok. okay. Grazie, grazie a te. Punto 3. Mozione del gruppo consigliare Castelnuovo nei Cuori su messa in sicurezza del tratto stradale tra, S63 ingresso e uscita a Galleria del Bocco. Nadia Vassallo. Buonasera. Allora, ehm, spettabile sindaco, noi le sottoponiamo la presente mozione da porre in votazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo Monti chiediamo di presentare all'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano un'istanza affinché si attivi verso Anas e Provincia di Reggio Emilia perché vengano attuate misure di messa in sicurezza del tratto stradale strada statale 63 all'ingresso uscita della galleria del Bocco attraverso l'eliminazione dell'attuale rotonda, la creazione di un rettilineo sufficiente a consentire ai mezzi in circolazione verso valle, di impostare la giusta velocità nell'imboccare la successione di tornanti che inizia in quel tratto e installare adeguati guardrail di contenimento, ciò cioè in virtù dell'enorme numero di incidenti verificatesi dall'apertura del detto tratto stradale, causato dall'imprevedibile pericolosità per chi non ha mai percorso prima quel tratto. La rotonda infatti si rivela improvvisa all'uscita in curva della galleria, obbligando all'immediata decelerazione a non più di 35 km orari, a volte anche all'arresto del veicolo per rispettare la precedenza e necessita di impostare rapidamente un'impegnativa controcurva su fondo stradale pendente verso l'esterno. Lo stesso decreto ministeriale del 19 aprile 2006, relativo allegato a legato, pagina 5 di quest'ultimo, recita testualmente: le intersezioni possono essere realizzate in viadotto in corrispondenza di opere di sostegno ed in galleria, escludendo in quest'ultimo caso di ubicare le aree di diversione e di missioni nelle zone di imbocco e di uscita delle gallerie. Questa è la mozione. E niente, chiediamo appunto se il Consiglio Comunale si vuole impegnare a portare avanti l'ITER in questo tavolo che già c'è, anche in unione con gli altri sindaci presso ANAS e Provincia di Reggio Emilia per avere delle, delle risposte. Bene, rispondo io. Anche su questa noi avevamo guardato a suo tempo la situazione. Anas sempre poi adesso avremo anche i documenti che ci aveva già inviato ma che comunque dove certificava che comunque era in sicurezza assolutamente quel tratto di strada dove c'è un limite di velocità dove ci sono i lampeggianti ci sono le barriere rumorose quindi non ci sono le condizioni per dal punto di vista loro di spostarla adesso quando torneranno a casa verificheremo ancora però loro dicono per noi a posto va bene così anche perché quando uno arriva lì che deve dare la precedenza deve essere in grado di fermarsi non è che può arrivare lì e volare e quindi anche perché si è stato hanno verificato anche gli incidenti non sono stati tantissimi ma alcuni di questi era l'alta velocità e altre situazioni che hanno comportato il tirare dritto nella curva per cui insomma io mi ricordo quando facevo la Francia col camion il, 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 dal Monte Bianco andare alla Clus, c'è un pezzo di strada tutto in curva anche pericoloso dove ci sono i limiti, se uno va più forte vola di sotto, quindi in qualche modo i limiti devono servire per, cui, insomma, eh, per estremizzare, però l'ANAS sostiene che appunto non ci sono le condizioni per, per modificare e per toglierla, poi qualcuno si è infilato dicendo ne serviva uno o due di Svincoli. lì c'è stata un'operazione del Comune di Casina, che è riuscito a farsene dare due, quindi ne avevano fatti due, che forse con uno in meno avrebbero fatto anche qualcosa di più, però insomma col seno di poi non si può fare niente. Quindi per me diventa difficile provare a provare questa mozione, l'unica cosa che possiamo provare è di farci mandare dall'ANAS eh, quello che ci aveva già mandato, dove dichiarava ai sindaci de de dell'Unione che comunque la, 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 la rotatoria era in sicurezza, quindi non avrebbero fatto interventi ulteriori, se non quello adesso magari metteranno qualche lampeggiante in più, ma il problema è che i lampeggianti ci sono, il limite di velocità c'è e quindi quando arriva lì forte arriva lì forte. Quindi eh, purtroppo eh, anche perché secondo me è condizionata dal prossimo pezzo avere fatto quella rotonda lì, perché non so come sarà l'imbocco lì, lì, ma comunque loro l'hanno fatta pensando che andava bene in questo modo, per cui non, non hanno nessuna intenzione di metterci mano perché per loro i loro parametri sono parametri di sicurezza. Ok, io mantengo la mozione anche perché appunto, eh, parlando anche con Severi, l'assessore ieri nella conferenza dei capi gruppo, appunto ha detto che ANAS è molto lunga a volte nel dare le risposte, quindi io gradirei di mantenere la mozione, quindi anche di passarla al voto. A, al voto e chiedo una cosa, e la richiesta l'avete fatta, fatta da voi come comune adesso o in passato? E, e, la richiesta l'ha fatta e... il comune di Casina? Eh. Eh, no, ma ufficialmente nessuno, perché... Eh non c'è nessuna richiesta ufficiale, perché non ci sono le condizioni okay. per fare la richiesta. Non essendo... Una... No, la richiesta all'ANAS dei documenti che dicevi prima sulla sicurezza... che. Ce cioè, li avevamo detto... chiesti, ma ce li avevamo mandati così... Eh, allora, quelli formali. lì, se, se è possibile, li vorrei... Se, se li avere... avremo... Se, sì, adesso Devo... proviamo a chiederli, ma... Eh, Devo però, fare accesso insomma... agli atti o me li date? No, no, il... no okay. che accesso okay, agli atti. Okay, se sì, sì, arrivano, ve li diamo a tutti. Vabbè, cioè, per perfetto, quando... cioè, la responsabilità dell'ANAS, il dell'ANAS. Sì, il Comune di no Casina... E quindi noi, okay. eh, cioè, poi io difendo anche tutti i cittadini della montagna, però no, no, se, no, per se lì vanno piano la fanno la rotonda, se c'è una macchina per... che arriva su da Reggio devono lasciarla passare se è dentro la rotonda, quindi non è che possiamo fare un rettilino... Perché il, la, più. il limite di velocità è 50, prima Adesso della... lo abbasseranno, lo porteranno ai 30. È quello così... che noi ci chiedevamo che è un po' alto, cioè, perché se arrivi lì ai 50 effettivamente non riesci ad affrontare bene Beh, la... io, non lo No, no, ma infatti era... No, no, Vabbè, va bene. comunque. Quindi... Io quindi vi dico, io non la voto la mozione, però adesso lascio esprimere anche il gruppo, però non ci sono le condizioni per votarla perché noi avevamo già, rispost avevamo già delle risposte dell di, di non eh, che non c'erano le condizioni per modificarla e per rifarla, cioè proprio non, non ci pensa nemmeno. Ok, grazie. C'è qualcun altro? No, non si, eh, la mozione è così, ok, quindi io metto in approvazione la mozione al punto 3. Mozione del gruppo consigliare che sono monti nel cuore. Sono messi in sicurezza del tratto statale 63, ingresso e uscita alla Galleria del Bocco. Chi è d'accordo? Tre. Contrari. Ok. Tutti. Ah, non ti avevo visto. Ah, ok. Non l'avevo visto. Non l'ho guardato, quindi... Ok.

Ratifica alla deliberazione della Giunta Comunale numero 50, del 05-2002, 7-2002, in oggetto variazione di bilancio e previsione 2022 2024 al Piano delle opere pubbliche 2022 2024 ed elenco annuale 2022, al documento unico di programmazione DUB 2022 2024 applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2021. Assessore Valentini. Allora, come ho già detto ieri in conferenza dei capigruppo, è stata necessaria. Questa variazione è urgente, in particolar modo per far fronte eh, agli aumenti delle spese relative alle utenze, ovvero l'energia elettrica e il gas. Per il momento abbiamo eh, aumentato, abbiamo fatto questa variazione, dove andiamo ad aumentare i capitoli per circa 180.000 euro. Nell'occasione della variazione abbiamo inserito anche 120.000 euro sui sociali, che è, come vi ho detto ieri sera non avevamo previsto nel bilancio preventivo e adesso abbiamo inserito 5.000 euro per lo scarto d'archivio, circa 30.000 euro per la manutenzione degli edifici comunali e eh, 10.000 euro di verde pubblico no, no, 10.000 euro di Campo Pianelli. Sì, sì, domande. Caselli. Sei stato un po' largo nelle previsioni di questi aumenti, perché anche ieri metano è 10%. Cioè non vorrei poi che dovessimo tornare a breve. A... No, sicuramente dovremmo tornarci. Perché noi abbiamo fatto una stima di massima. Con il ragioniere e si prevede rispetto all'anno scorso un aumento di circa 500.000 euro per le spese di utenze. Dallo Stato al momento sono arrivati circa 59.000 euro. Dovrebbe arrivare qualcosina con il decreto che approvano adesso. Abbiamo applicato questi 180 perché sono quelli che avevamo a disposizione in questo momento. Poi, strada facendo dovremmo trovare delle risorse se si presenta la necessità, ecco, cioè, diciamo che quest'anno è un continuo tamponare, perché se le previsioni vengono confermate, e ahimè saranno confermate, fino a novembre dovremo fare variazioni di questo tipo, a meno che, lo, che, lo sta, che il governo non intervenga, ma dubito che prima della fine dell'anno ci sia un intervento del governo. No, ieri parlando sempre in conferenza capigruppo a proposito dell'aumento dell'utenza dell soprattutto quella elettrica ci chiede, mi chiedevo se come in alcuni comuni e grandi città italiane hanno fatto di spegnere un po' di luci serali e cercare di risparmiare su quello se fosse possibile magari farlo anche qui da noi ma Adesso stiamo valutando anche quell'ipotesi lì ecco, nel senso, pur rispettando tutti i parametri del codice della strada ma se va avanti così mi sa che dovremmo farlo, perché mh, mi sono scordato di dire anche una cosa prima. Questi 180.000 più circa eh, 59.000 60.000 euro dello Stato, ne dovrebbe arrivare qualcos'altro. Già ad aprile, vedendo le avvisaglie, avevamo fatto una variazione dove aumentavamo di altri 80.000 euro. Quindi abbiamo già messo 240, quasi 350.000 euro. Altri? Anche quello dello spegnimento, vedremo come va a finire perché sono tutte lampade a LED. Noi abbiamo fatto quelle operazioni, quindi il consumo non è. Mi riguarderà più che altro gli edifici. Eh, più che altro edifici, però mi sembra ci aveva guardato Giorgio anche cosa poteva significare lo spegnimento e poi dobbiamo completare quello che è l'intervento sulle, sulle luci led quindi i quadri elettrici non sono ancora pronti per poter gestire dovremmo andare su svitare o staccare la luce quindi diventa problematico quella cosa lì. però adesso proviamo a capire com'è perché l'impianto che avevamo commissionato che abbiamo commissionato prevede il cambio eh, dei quadri elettrici che poi da un comando manuale riesce a fare tutto insomma quella adesso mi sembra così giorgio la situazione Già adesso LED la lampada che a di notte il, si diminuisce il flusso di luminosità. Spegnerle a, a, a sbalzo, cioè una sì o una no, non è possibile. Ma vorrebbe dire rifare tutti gli impianti. Con i quadri si può, quando saranno completati, una parte dei quadri, quelli più consistenti, saranno in qualche modo poter regolare, abbassare il consumo. però come diceva. Enrico e Valentini, il problema grosso per adesso è negli edifici, speriamo che con le coibentazioni che abbiamo fatto in tutte le scuole, gli, stiamo facendo adesso il ducale, biblioteca e quant'altro, eh, si riducano notevolmente i consumi, perché anche il gas quest'anno alle medie è stato un bagno di sangue, secondo me, perché un po'... Adesso avendo messo il cappotto, il prossimo inverno stiamo facendo il controllo dei consumi. Si dovrebbero abbassare notevolmente. Quindi senza sparare sulla Croce Rossa, ma l'intervento aspettava il governo. Poi una parte c'è stato, ma una parte avevamo avuto garanzie prima che ci fosse la crisi due settimane fa che avevano già pronto un altro intervento di sostegno ai comuni rispetto all'aumento delle, delle energie. Perché Insomma, non, non è possibile pensare di scaricare alla fonte, però adesso non voglio esagerare nel dire le cose però insomma loro dovevano fare un intervento di contenimento di questi cioè il pellet a 10 euro è una cosa fuori misura, vuol dire che da 5 è passato 10, c'è la gente che, sta, eh, che pensa di ritornare alla legna ma deve rifare tutti gli impianti, quindi insomma c'è un problema davvero di governo centrale che deve in qualche modo calmerare o governare questa situazione perché adesso è ingovernabile, per cui Vediamo un attimo, tutto quello che possiamo fare per risparmio lo facciamo, ma non è, non è spegnendo una lampadina che risolvi il problema, perché non lo potresti fare poi il flusso che diceva Giorgio, eh, eh, il calo del flusso notturno c'è già e quindi già lì c'è un calo notevole di, di, di quello che è il consumo. Insomma, eh, però non penso lo risolviamo, anche se la gente lo, lo può pensare, ma non risolvi tutto lì, ma ci devono andare gli aiuti che ci servono per, perché i nostri bilanci non ce lo consentono di sopportare una situazione del genere. Posso aggiungere una cosa? Allora, il discorso del pellet è giustissimo, perché io uso il pellet, e vabbè, ma una cosa che non trovo giusta è che il pellet abbia un IVA al 22, mentre la legna l'IVA ce l'ha al 10, è come il gas. Ma a parte quello, voglio dire, il Governo secondo me avrebbe dovuto pensare che i beni primari non sono solo il pane e la pasta, ma c'è anche il gas... C'è il pellet e la legna. La legna che ieri un cliente mi ha detto che lui commercia in legna, la legna sta toccando i 20 euro al quintale. L'anno scorso era 14. Ok, detto questo. Però chiedevo: per le luci, per un risparmio energetico, Giorgio, non sarebbe possibile fare un discorso di luci che si accendono in base al movimento? Cioè una strada, non so, costa dei grassi, se non passano macchine, non c'è movimento, si spengono o si affievoliscono. Mettere una fotocellula che quando arriva una macchina li riaccende. Non so, chiedo, eh, così. Eh, non lo so, a questi livelli bisognerebbe far intervenire un tecnico, vedere i costi per, per l'impiantista, cosa vuol dire. Si può fare tutto oggi con l'elettronica, eh, però non lo so, questo non ti so dare una risposta. Io sarei di ipotesi proprio nei paesi, a parte qualche incrocio che è lì pericoloso si potrebbe eventualmente proprio costo, vedo che ci sono tre linee abbastanza lunghe, le conosco bene, io da l'una alle 5 al mattino mettere un orologio si potrebbero spegnere, se proprio però non posso, io è una mia proposta che posso fare, però non so se per la sicurezza stradale, codice stradale si può fare, mantenendo quei tre o quattro incroci, Terminaccio, Vigolo e la Capanna mantenerci il punto luce d'emergenza, diciamo così, quello secondo me sì, l'altro ammodernamento dell'impianto, come dici tu, posso sentire Luca giovedì, Luca Martinelli, che eventualmente chiedere a lui cosa si può fare per diminuire i costi e i consumi sull'energia, sull'impianto, però torno a dire che gli impianti elettrici della, della pubblica noi abbiamo avuto, io ho controllato alcune bollette appena fatti impianti, abbiamo avuto un abbassamento di energia, io parlo di kilowattora, fino al 60%. Se prima spende, consumavi 100, adesso consumi 40. Dopo è vero che l'aumento c'è stato. Dobbiamo, secondo me, vedere altri, altre cose. Cioè negli, nelle, nelle strutture, eh, nelle scuole, negli uffici, eh, ognuno deve dare il suo porto per poter quando il momento passi spegne la luce, perché se ne spegni una non succede niente, ma se ne spegni 50 tutto fa. Bisognerebbe proprio che tutti prendessimo in carico a questa questione e farlo veramente. Adesso comunque per quello che hai chiesto sento Luca Martinelli e poi se c'è una possibilità vedremo di... No, non riesci a farlo. perché... Chiude, spegne le luci a costa e lascia l'accesa a Castelnuovo, poi voglio vedere chi va a spiegare a costa perché gli spegne le a costa e non a Castelnuovo. No, perché... È un'ipotesi no, che... È no, ho capito, però conto, eh, cioè... no, so... ho capito, però rendiamoci conto. No, ho capito, però quando avevamo ventilato, che avevamo presentato un impianto nuovo, diciamo la sera si possono abbassare, avevano già cominciato Quello... a bersagliare che c'erano i ladri, che non si poteva spegnere. Cioè, o... po poi io che spero che questa situazione non può durare a lungo, perché se dura due o tre anni saltiamo per aria tutto, le famiglie, certo. quindi o qualcuno interviene in modo serio sul caro energia, se no non... con queste azioni qua poi è giusto perché mettiamo secondo me in piedi un'azione di... Di preparazione, che la gente capisca che bisogna spegnere, però insomma, non è che possiamo reggere a lungo il, la legna, il pellet, il gas e, e l'elettricità, cioè e le famiglie che fanno fatica a tirare avanti fanno fatica. Quindi, lì bisogna davvero che ci sia un intervento di un certo tipo. Speriamo che il governo nuovo che arriva la guardi immediatamente, perché non, non la reggiamo eh, questa roba. Chi ha le attività produttive che è, cioè, ha avuto degli aumenti che sono fuori misura. Insomma, io mi, mi auguro che che in breve tempo si possa risolvere più che andare a mettere in piedi delle cose che dopo non riesci a farle e poi costano anche metterle su perché se c'erano i quadri elettrici forse ce la facevi però non... Quindi... No, beh, la mia per... era più una curiosità, sì, di... sì, no, c'era un'idea così ma non stiamo è... Che... tutti ragionando qua in questo no. modo, eh, cioè, non... perché io credo che comunque debba. in queste situazioni deve valere il buon senso. voglio dire se nel mio paese spegnete le luci all'una di notte, io vado a letto alle 11. Non credo che sia un problemone. Poi arriva la macchina il sensore vede la macchina le accende, quindi quello sarebbe l'ideale. Poi capisco che farlo è un altro paio di maniche perché bisogna vedere l'impianto. Bisogna vedere poi di fotocellule: ce ne vorrebbe uno all'inizio del lampione da una parte e uno dall'altra perché o le metà, macchine vanno e vengono anche a metà. Perché chi parte a metà della strada che non è né davanti né alla fine, all'inizio nella fine le macchine passano anche. Cioè sì, appunto. Ogni svincolo ce ne vorrebbe uno. È complicato. Vabbè. Se non c'è nessun altro, io la metto ai voti. Quindi metto ai voti il punto 4, ratifica della dichiarazione di giunta comunale numero 50. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Caselli che fa? Caselli hai votato? 12. Ok. Eh, contrari? Astenuti? Due astenuti, sì. Okay. immediata esecutività, okay. esecutività chi è d'accordo grazie come prima astenuti? contrario? nessuno bene punto 5 articolo 193 del decreto LGS del 18 8 267 preso dato equilibrio della gestione del 2022 e, e del, del 23-6-2011, numero 118, sempre assessore Valentini. Sì, come sapete, entro il 31 luglio di ogni anno dobbiamo prendere atto degli equilibri e mh, prendiamo atto che comunque non si sono rese necessarie delle misure. Per il ripristino ai sensi dell'articolo 193 del TUEL non ci sono debiti fuori bilancio, vengono rispettati gli equilibri e non si rende necessario adeguare il fondo credito di dubbi esigibilità. Inoltre l'ente dispone per il momento di una liquidità adeguata per evitare l'anticipazione di cassa, cioè il Fido, e viene rispettato la tempestività dei pagamenti conformemente alla normativa. Ecco. È attestato anche dal revisore, sì. Caselli. Sì, io chiedo a Valentini di ripetere quello che hai detto ieri nella conferenza, cioè che il revisore che controlla questi bilanci sì. e, eh, ha dato il parere favorevole ha detto che è tutto in regola. Sì, sì, sì. Perché io voto a favore proprio anche eh, sulla base di quello che ha detto il revisore dei conti. sì sì c'è qui il dottor Senizza dice tutto ciò premesso perché c'è tutta una relazione esprime parere favorevole verificato il parere del permanere degli equilibri di bilancio verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio non riconosciuti o non finanziati verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 22-24 esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione Relativa agli equilibri di bilancio sia in conto competenza che in conto residui. Letto, confermato e sottoscritto, sì, sì. Cioè, e eh, che tra l'altro è nominato da, dillo come vi ho detto ieri, cioè allora, per niente è... sotto i 15.000 abitanti non c'è il collegio, ma c'è un, eh, un revisore unico che è nominato attraverso estrazione, eh, presso la Corte dei conti. No, presso la Corte d'Appello, scusate. Ogni tre anni. Altri? Se non c'è nessuno metti in approvazione il punto 5, chi è d'accordo? 12. Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Immediata esecutività? Chi è d'accordo? 12. Astenuti? 2. Grazie. Punto 6. Variazione al bilancio di previsione 22-24, al piano delle opere pubbliche 22-24, dell'elenco annuale 2022, al documento unico programmazione DUP 22-24, applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2021, assestamento esercizio 2022. Assessore Variazione. Allora, con questa variazione andiamo a fare alcune operazioni che erano rimaste fuori dalla variazione di giunta, e quindi si presenta anche abbastanza contenuta rispetto a quella degli altri anni. In particolare viene incrementata la spesa per le manutenzioni stradali, cioè per, per fare le strisce, sostanzialmente di circa 8.000 euro, 6.000 euro di beni, di beni di consumo per i cimiteri, abbiamo un incremento per la spesa della gestione della Polizia Municipale di 8.900 euro e viene incrementata la spesa dei trasferimenti all'ASC Teatro Pennino di 45.000 euro la manifestazione dell'uomo che cammina e come ho detto ieri eh, circa metà di questi 45.000 euro derivano da contributi regionali di altri comuni e del parco nazionale domande posso mettere l'approvazione quindi metto approvazione il punto 6 e chi è d'accordo? Astenuti? Due. Immediata esecutività? Chi è d'accordo? Astenuti? Due. Perfetto. <coughs> punto 7. Convenzione per la conferma del conferimento all'Unione Montana e ai Comuni di Apennino Reggiano della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, derogazione alle relative prestazioni ai cittadini, articolo 7 eh, del, del comma 27 del decreto legislativo 78-2010 e della funzione fondamentale dei servizi educativi da parte dei comuni di Carpinetti, Casina, Castelnuovo, Monti, Toano, Ventasso, Vette e Minozzo, appro approvazione. Okay. Addio. Assessore Valentini. Allora, il punto 7 8 e 9 li espongo tutti e tre insieme, anche se li votiamo separatamente, perché sostanzialmente si tratta di rinnovare le convenzioni che abbiamo con gli altri comuni dell'unione per il conferimento proprio in unione dei servizi che già ci sono, che sono il servizio scuole sociale, il servizio della CUC, cioè della centrale unica di committenza per gli appalti e, e per le gare d'appalto, scusate, e della pulizia locale. Sostanzialmente rispetto alle convenzioni vecchie non cambia mh, di fatto nulla e si va al rinnovo, si propone il rinnovo delle convenzioni per la durata di 5 anni, quindi fino al 1 agosto 2027. Quindi eh... Trattiamo, li votiamo in tre modi diversi i punti. Sì. Però se, se interveniamo, interveniamo su tre chi vuole intervenire singolarmente sui punti. Va bene così. Cioè la stessa cosa per tutti e tre, ma sono tre argomenti: sì. sono tre, tre funzioni diverse, ecco. Stanno terminando anche i lavori per il trasferimento della Polizia Locale al Palazzo Ducale in via Dante, via Dante no? si quella, sì. dove c'era il negozio degli animali, quindi a breve speriamo di riuscire a fare il trasferimento perché i lavori iniziati eh, al, al, al Palazzo Ducale eh, non, non erano compatibili con la permanenza loro lì. E quando ieri ci hanno detto appunto del trasferimento lì, non, dopo pensandomi, non è un posto un po' strano, nel senso, essendo in una strada a senso unico, essendoci delle scuole vicino, essendoci poco parcheggio, non si può creare del. Eh, cioè vedevo un'allocazione una, una un pochino più. in un posto un po' più ampio, ecco, solo. ma così è eh, da, da titolo proprio di estremamente personale considerando che anche quando ci sono le uscite da scuola la mattina quando vanno a scuola si crea un po' di confusione con le macchine che passano e così cioè, mi, perché hanno detto che ci va la polizia locale e anche la polizia provinciale, provinciale. No, allora no, mi è venuto in mente almeno sono vicino alle scuole se c'è bisogno intervengono <ride> poi c'è il parcheggio davanti che c'è una decina di macchine secondo me e poi c'è l'accesso anche dalla parte di sotto perché dalla parte eh, di, giusto, dalla parte di può... sotto? Sì, adesso eh. non valutavo. No, perché subito così pensando a. Uh... No, per noi, perché dovevamo andare dove c'è la polizia stradale adesso? Però anche lì non c'era un gran parcheggio, però era sulla strada anche quello. Poi il trasferimento della polizia stradale è durato più del previsto e quindi non ci sono le condizioni per decidere rapidamente. E quindi abbiamo dovuto cercare una soluzione alternativa e quella più più se prestate, se dal nostro punto di vista è stata quella, però i parcheggi ci sono, loro hanno un accesso di orario al pubblico diverso, quindi c'è molto, cioè non è che ci sia, poi non c'è la fila davanti per fortuna, davanti alla polizia locale, quindi loro le macchine le tengano di sotto e il pubblico può parcheggiare di sopra perché comunque c'è... No. Proviamo, perché lì poi il contratto lo fa l'Unione Montana, non è finalmente perché prima era carico del comune, però adesso è carico dell'Unione Montana perché, essendo la polizia locale, è l'Unione un Montana, per cui insomma eh, passa in carico l'Unione Montana. E il fatto di avere lì la polizia provinciale è un vantaggio perché hanno collaborato assieme, ma perché collaborano ancora che adesso e poi la provincia ci dà un po' di risorse per pagare l'affitto, perché insomma in qualche modo teniamo insieme due corpi che comunque. Hanno delle sinergie e stanno lavorando già adesso assieme. Sì. Qualcun altro? Votiamo punto per punto? Sì. Allora, metto in approvazione il punto 7 per servizi scolastici e servizi sociali. Quindi chi è d'accordo? Okay. Caselli che fa? Eh, adesso glielo chiedo. Eh, cioè, no, è... che erai... no. eh, eh. Contrari, astenuti, un astenuto. Allora. Eh, non ti lascia mica il tempo. Eh, perché... Ho visto che era distratto allora. Eh, no, no, ecco, immediata esecutività, chi è d'accordo? Grazie. Okay. Eh, astenuti, ok, uno. Punto. 8. Convenzione conferma per la centrale unica di committenza. Chi è d'accordo? Okay. Chi è d'accordo? Okay. Ho distratto il segretario. Io. Eh, con quel allora, 8. Contrari? Astenuti? Due astenuti. Allora, due. due Caselli e Vassallo. Punto 9. Immediata no, esecutività. Chi è d'accordo? Ok. Astenuti? Due. Massallo. E Caselli. E Caselli. <coughs> Convenzione per la conferma del conferimento all'Unione Montane dei Comuni a Pirino Reggiano delle, fun delle funzioni della Polizia Locale Polizia Amministrativa Locale. Approvazione. Chi è d'accordo? Ok. Ok. Astenuti, un astenuto. Azzelli. Immediata esecutività. Chi è d'accordo? Perfetto. Astenuti, un astenuto. Azzelli. Abbiamo finito i punti, noi avremo un consiglio entro fine mese di agosto, quindi cercheremo di metterlo in una data la migliore possibile, però abbiamo bisogno di farne ancora un altro nel mese di agosto, quindi vi auguro buone ferie che ci va prima. E, e, e dopo augureremo agli altri che ci vanno dopo buone ferie. Quindi, grazie e buona serata a tutti. Augurateci buon lavoro, amico. Buon lavoro, ma anche a me, perché non vado in ferie neanche io. Quindi.